Ciao, facciamo quattro chiacchiere e vi faccio vedere che cosa ho fatto. Questo è lo scaldaspalle verde mela di Lucilla Alfano. Non ho ancora finito, ma sto producendo rose e foglie a tutto andare e vai, e poi verranno tutte applicate. Queste non sono ancora cucite, le piccoline, tutte qua, come ha fatto lei. Adesso devo farne delle verdi con tutte le sue belle foglioline, e stanno anche su. Wow! Eccoci. È un po' in lavorazione. C'è questo collo ampio che viene fatto alla fine, risvoltato sopra, quindi sono due strati. Io ho messo un po' di mohair perché un po' di peletto mi piace. Ho alternato, lei ha fatto il rigo chiaro sopra, io l'ho fatto, ho invertito. Quindi questo scaldaspalle serve un gomitolo e mezzo di Colors Verde. verde, e vabbè, lo puoi fare Sì. anche con tutti gli altri colori. Dopo abbini, questi si possono fare anche con delle rimanenze che avete a casa. Lei insegna a fare tutto: le foglie, i fiori piccoli, le rose grosse, tutto quanto, tutto ben spiegato. Poi viene lasciato la sua codina per poterlo cucire, e quindi un altro oretto o due di lavoro e poi è finito. Io ve lo consiglio perché non ha schemi, non ha niente, c'ha proprio la spiegazione pari pari i punti che dovete fare. Quindi anche se una non riesce a seguire gli schemi, questo è proprio descritto minimamente, nei minimi particolari. Hai visto che gioco di parole? Se volete questo pattern, dovete contattare Lucilla su Instagram o su Facebook, perché lei non è su Ravelry, quindi ve lo spedisce via mail, privatamente. Quindi questo è uno dei lavori che ho finito. Ho finito lo shiftigan, ma non posso farvelo vedere perché prima dovranno uscire le due capitane, Nadia e Vicky, con il loro video, quindi dopo lo vedrete lì. E poi ve lo farò vedere anch'io, insomma. Ho fatto il test di Vicky di Amoe, non riesco a dirlo, Amoe Teng, che ho fatto il maglione con la tasca a marsupio per mio marito. Sto facendo un altro maglioncino che non ho portato qui a farvi vedere, ma ve lo farò vedere nel prossimo video. E basta. Abbiamo iniziato uno scialle, sempre con un cal delle teste. Iscrivetevi al gruppo tester, che si sta in compagnia e si sta bene. Adesso faccio parte anche di Sferruzziamo Insieme, che ci si trova il giovedì pomeriggio e su Discord. Quello è aperto a tutti perché può entrare chiunque. Così si sferruzza e si fa quattro chiacchiere, come abbiamo fatto oggi noi con voi. Ho indossato il mio maglioncino Ruscello incantato fatto col Matisse. Fa un po' caldo ancora per me, che ho sempre caldo, però comincia già ad andar bene, anche perché l'ho fatto con la manichina. Ti piace questo te, Heidi? Monca, no. Manichina monca è per te Sì. così? Ecco, questo è il nuovo nome della manica tre quarti, è manichina monca. No, è impossibile. Bene, tu cosa gli racconti, Heidi, a loro? Niente. Niente, tu hai già fredde, già col cappuccio tirato su, io così e lei tutta coperta, non c'ha il pelo ancora, eh? Non ha ancora il pelo. Oggi c'è il sole anche qua, però tira sempre il vento anche oggi. Speriamo duri così, eh? Bene? Va bene. Le salutiamo? Ciao. Ciao!